Il mio testo, Fine del Cristianesimo, è sostanzialmente un tentativo di analizzare in chiave filosofica il fenomeno che può essere definito e che è stato definito in molti modi, con molte espressioni, con diversi tagli ermeneutici. Si può chiamare scristianizzazione dell'Europa, si può appellare sdivinizzazione del mondo, si può chiamare evaporazione del sacro. Quel che conta mettere in evidenza, a mio giudizio, è che stiamo assistendo, a mio giudizio, in maniera ormai inconfutabile e non occultabile, a una inimicizia totale fra la civiltà dei consumi, tra il mercato, la società tecnofinanziaria da una parte, e la religione della trascendenza, segnatamente il cattolicesimo in Europa, quale si manifesta in tutta una serie di fenomeni ben noti e che nel mio libro ho provato a prendere in esame essenzialmente per dare prova di questo aspetto, e poi ho provato a interrogarmi sul perché, sulle ragioni profonde di quella che nel libro ho chiamato la evaporazione del cristianesimo, formula che in realtà preferisco a quella che pure compare nel titolo Fine del cristianesimo. Perché evaporazione allude a un processo in corso, a un processo lento, graduale, che avviene quasi senza che ce ne accorgiamo per molti versi. Fine del cristianesimo dice essenzialmente la stessa cosa, ma con due limitazioni. In primo luogo, sembra dare per scontato che il processo sia già terminato e che il cristianesimo sia finito, e poi non lascia intravedere la possibile reazione rispetto a questo processo. Preferisco quindi la formula evaporazione del cristianesimo. Le mie analisi nella prima parte del libro sono dedicate ad affrontare questo processo, questo poderoso processo di evaporazione del cristianesimo, rispetto al quale la seconda parte del libro affronta una manifestazione di primissimo ordine, direi la questione fondamentale, la magna questio, come anche viene chiamata, cioè quello che sta accadendo concretamente in Vaticano dal 2013, anche se la storia dei processi in atto è assai più lunga, da che essenzialmente trova il suo primo momento epifanico nel Concilio Vaticano II e nella già allora avviata evaporazione del cristianesimo. E quindi il mio libro può essere letto, se volete, come una cornice generale rispetto al quale libro potete poi inserire le analisi puntualissime di Andrea Cionci come un approfondimento tematico e decisivo sulla questione che ci sta a cuore anche in questo nostro incontro. Che siamo al cospetto di una evaporazione del cristianesimo, credo che sia sotto gli occhi di tutti, lo si evince dal fatto che le chiese sono per lo più vuote, lo si evince dal fatto che per lo più la sensibilità è svuotata dal senso del cristianesimo, lo si evince anche dal fatto che coloro i quali pure continuano in parte formalmente a definirsi cristiani, in realtà non hanno in Dio il centro della propria esistenza. È quasi come se anche presso i sedicenti cristiani il centro dell'esistenza fosse altrove, nella tecnica, nel mercato, negli impegni quotidiani, e il cristianesimo diventasse una fede accessoria, quasi di secondaria importanza. Tanti elementi ce lo segnalano, ad esempio l'incapacità dell'Occidente di innalzare chiese. Viviamo in un tempo in cui si innalzano templi della finanza, si innalzano centri commerciali, ma non chiese. E le stesse chiese che vengono sempre più raramente, in vero, costruite in questa fase, sono quasi sempre indistinguibili dai centri commerciali o dai templi della finanza. Anche questo è un aspetto non trascurabile, se consideriamo la valenza anche simbolica della Chiesa, se consideriamo la valenza decisiva che, pensate, la cattedrale, no? Questo slancio verso il celeste, verso il trascendente, che era il simbolo stesso della cristianità e della sua apertura alla trascendenza. La croce stessa, come sapete, indica l'incontro fra immanenza e trascendenza, che è il cuore stesso della cristianità. C'è un fenomeno tra i tanti che ho anche esaminato, e che è il calo drastico in Europa dei funerali religiosi. Perché è tanto interessante questo aspetto? Perché di fronte a un fatto come la morte, evento certo con data incerta, siamo tutti dei condannati che ignorano il giorno dell'esecuzione, diceva
Pascal nei pensieri, ebbene, di fronte a quel fenomeno non si può mentire a se stessi. Mentre nel matrimonio magari qualcuno può far prevalere elementi di tornaconto personale, ma già su questo bisognerebbe ragionare in termini di evaporazione del cristianesimo, di fronte alla morte evidentemente non si può mentire a se stessi. Il fatto che calino vistosamente i funerali religiosi è la prova che letteralmente la fede nel nulla si è impadronita dell'uomo occidentale. Come interpretare questa evaporazione del cristianesimo? Io la interpreto nel libro ponendole in connessione sostanzialmente con un mondo del fanatismo economico, finanziario, un mondo che effettivamente si basa sempre di più sul nichilismo e sul relativismo, che non solo non ha più bisogno del cristianesimo e può benissimo farne a meno, ma che di più, per poter funzionare a pieno regime, deve liberarsi del cristianesimo. Ecco, questa è la tesi che viene articolata, argomentata nel testo e che è un po' lo sfondo costante della mia riflessione. Il capitalismo, la modernità, il fanatismo economico, potete chiamarlo variamente, nella modernità aveva provato a cercare e a trovare più o meno instabili equilibri con il cristianesimo, di cui i patti lateranensi in Italia nel 29 restano una prova interessante, un equilibrio instabile per certi versi, in cui è vero che il cristianesimo rinuncia a parte della propria centralità e della propria sovranità, ma anche lo Stato fa altrettanto. Bene, dagli anni 60 in poi questo equilibrio instabile viene letteralmente sgretolandosi e la civiltà dei consumi, il neocapitalismo di libero consumo, che non ha bisogno se non di consumatori che non credano in nulla e che consumino tutto, financo se stessi. Il consumismo ha come cifra esattamente questa dinamica in cui si finisce per essere consumati dalle pratiche stesse del consumo e per avvizzire nel nulla, letteralmente. Ecco, questa dinamica porta in ultima istanza a un conflitto frontale tra la civiltà dei consumi e il cristianesimo. Un autore che ho utilizzato per leggere questa evaporazione, come la chiamo, del cristianesimo è Pierpaolo Pasolini, che negli anni 70, in una Italia in cui questo conflitto frontale fra cristianesimo e civiltà dei consumi principiava appena a manifestarsi, lo vide e lo diagnosticò in tempo reale. Dacché uscì in quegli anni una pubblicità che fece molto scalpore, la pubblicità dei Blue Jeans, di cui alcuni magari avranno memoria, la pubblicità che mostrava un seducente ventre femmineo e un altrettanto seducente fondo schiena femmineo con la scritta "Non avrai altro jeans all'infuori di me" e il prodotto reclamizzato si chiamava Jeans Jesus. Ci fu una levata di scudi della Chiesa Cattolica, l'osservatore romano tuonò. E Pasolini ebbe a scrivere un importante articolo sul folle slogan dei Blue Jeans, come lo chiamò, dicendo sostanzialmente questo: la Chiesa Cattolica si illude se pensa di poter disciplinare la civiltà dei consumi, se pensa magari di poter istituire con essa un equilibrio come ai tempi dei patti lateranensi. La civiltà dei consumi ha appena avviato la propria offensiva ai danni del cristianesimo e proseguirà fin tanto che il cristianesimo non sarà stato annientato. Indi per cui, diceva Pasolini, due soltanto saranno le possibilità per il cristianesimo. O si scoprirà l'opposizione rispetto a un mondo che non lo vuole più, e quindi tornerà a essere cristianesimo catacombale, di resistenza, di contestazione, anticonformistico. E quindi si troverà l'opposizione, ripeto, di un mondo che non lo vuole più e che anzi si adopera per annichilirlo, o viceversa, diceva Pasolini, si scioglierà nella civiltà dei costumi, si perderà e si suiciderà. Questa è l'espressione utilizzata da Pasolini. Quindi la Chiesa era, a giudizio di Pasolini, a un bivio. E Pasolini, marxista sui generis, non vedeva nella fine del cristianesimo il sogno dell'avvenire e della realizzazione di una società giusta. Vedeva semmai l'affermarsi di un capitalismo ateo, cinico, brutale e spietato e si spingeva a dire che vi era bisogno della Chiesa e che addirittura il Papa poteva mettersi alla guida di una contestazione della civiltà dei consumi. Frasi davvero sui generis e fuori dagli schemi in quei tempi, come potete ben immaginare, in cui il muro di Berlino divideva anche in qualche modo
Roma da Mosca sul piano religioso, e Pasolini, non curandosi di questa distinzione, provava addirittura a individuare nella resistenza anche religiosa un punto fondamentale. Per inciso, Pasolini svolgeva queste considerazioni negli anni 70, ed è proprio del 69 un'intervista radiofonica a Joseph Ratzinger, nella quale Joseph Ratzinger, da tutt'altra prospettiva rispetto a Pasolini, faceva in fondo una diagnosi che coincideva con quella di Pasolini, dacché Ratzinger diceva: verrà presto un tempo in cui i preti saranno ridotti al ruolo di assistenti sociali, il cristianesimo sopravviverà solo in guisa di fatto politico, e di fatto la Chiesa sembrerà finita. Ma proprio allora, diceva Ratzinger, potrà nascere un piccolo resto di cristiani che vogliono piacere a Dio e non al mondo, e che perciò stesso entrano in conflitto con il mondo e fanno rinascere la Chiesa. Sembrano due figure completamente opposte, naturalmente, Ratzinger e Pasolini, con prospettive diversissime, ma che di fatto giungono alla piena consapevolezza che siamo di fronte a un bivio fondamentale. Ora, io leggo la contrapposizione fra la Chiesa di Ratzinger e la neochiesa liberal progressista di Bergoglio esattamente secondo questa dicotomia. La Chiesa di Ratzinger ha provato eroicamente e prova tuttora eroicamente a resistere a questa voragine di nichilismo e di relativismo. Ratzinger coniò, come sapete, la importantissima formula dittatura del relativismo, che è una espressione volutamente ossimorica, perché bene adombra il carattere violento di quel relativismo che a tutta prima sembrerebbe essere tollerante, dialogante, aperto, e che al tempo stesso nega ogni altra possibilità che non sia quella del relativismo e delle sue paludi. Per usare un'immagine cara a Bergoglio, il ponte del relativismo è un ponte mobile che continuamente si alza contro tutti quelli che non accettino il campo del relativismo e immediatamente vengono considerati come fanatici, come intransigenti e così via. Ecco allora, conflittualità fra queste due chiese, una contro l'altra, la chiesa di Ratzinger che prova a piacere a Dio e che, come Ratzinger stesso scriveva apertamente ancor prima di essere pontefice, è una chiesa che si trova all'opposizione del mondo. Il cristiano oggi si trova a dover essere anticonformista, dacché ciò che piace al mondo non può piacere al cristiano oggi, e se piace al cristiano vuol dire che non è più cristiano. Questo è un punto fondamentale, credo, per capire viceversa come la neochiesa liquida e smart, fluida e post-cristiana di Bergoglio sia in realtà l'evaporazione finale del cristianesimo, se preferite la dissoluzione della Chiesa di Roma che si scioglie nella società relativista dei consumi. A questo riguardo il conflitto è epocale fra le due chiese, è il conflitto fra una chiesa resistente e una che è già franata. Nel libro ho provato ad affrontare alcuni dei molteplici momenti in cui è emersa questa tensione, questa conflittualità, ma prima di affrontare rapidamente questi passaggi voglio ancora ricordare alcuni elementi del perché la civiltà dei consumi, con la sua dittatura del relativismo, detesta il cristianesimo, lo aborre letteralmente. In primis perché il cristianesimo è una religione della trascendenza in un mondo in cui tutto deve essere invece merce disponibile. Come dice Ezra Pound, il tempio è sacro perché non è in vendita. Ma in un mondo in cui tutto deve essere in vendita, nulla può persistere di sacro. Tutto deve essere dissacrato e profanato. Voi sapete che profanare significa letteralmente porre dinanzi al tempio ciò che a rigore dovrebbe stare al suo interno. La profanazione e la dissacrazione, modalità Jeans Jesus, è la cifra della civiltà dei mercati ben individuata da Pasolini. Per inciso, nel 2012, a suffragio delle analisi di Pasolini, la Commissione europea ha dato ragione a un'azienda, mi pare della Lituania, che aveva usato Cristo e la Vergine come testimonial pubblicitari nella stessa chiave dissacrante degli anni 70, con la differenza che all'epoca vennero rimossi
i dépliant, questa volta è stato sul piano giuridico riconosciuta la tesi vincente di chi utilizzava la legittimità di utilizzare Cristo e la Madonna in chiave dissacrante. Curioso paradosso in una società in cui le minoranze protette non possono essere criticate, pena essere discriminazione l'accusa che incombe, laddove del cristianesimo si può letteralmente dire tutto ciò che si vuole e quella è considerata viceversa libertà di espressione. Anche questo è un paradosso se ci pensate. Bene, e quindi sostanzialmente la civiltà dei consumi deve dissacrare il sacro. Non dico nulla di nuovo, potete voi stessi fare una ricca casistica dalle pubblicità del caffè che vi mostrano San Pietro mercificato alle strategie di marketing di Sanremo e della sua dissacrazione del sacro presentata come gesto anticonformistico alle nuove generazioni tecno-narcotizzate e teledipendenti, laddove anche un bambino dovrebbe ormai aver capito che non c'è nulla di più conformistico del dissacrare oggi. Nel mio libro scrivo in maniera volutamente provocatoria che sono molto più anticonformiste quattro suore che leggono Tommaso d'Aquino e Bonaventura da Bagnoregio rispetto ai dissacratori conformisti della civiltà merciforme contemporanea. Leggi Achille Lauro e tutto il gen set dei dissacratori fintamente conformistici. Ecco, questo per dire sostanzialmente che la dissacrazione del sacro è parte di una logica illogica, quella del capitale, che deve abbattere tutto, deve ridurre tutto a merce disponibile e quindi deve dare l'assalto al cielo. Non dimentichiamo poi che il Dio dei cieli è Padre che sta nell'alto dei cieli, en tois uranois, nei cieli. Mircea Eliade, nei suoi studi sulla religione, sul sacro e il profano, ci ha ricordato che in ogni religione Dio è collocato en tois uranois, nell'alto dei cieli, a sottolineare la distinzione spaziale e assiologica tra il basso e l'alto. Dove c'è il sacro, fenomeno che riguarda il mistero tremendo e affascinante, diceva Rudolf Otto, c'è sempre la dicotomia tra spazio del sacro e spazio del profano, tra tempo del sacro e tempo del profano. Il tempo del sacro è un tempo ricorsivo, è un tempo in cui l'evento sacro torna a rivivere nella ritualità, pensate alla Pasqua o al Natale. Il tempo del profano è un tempo utilizzabile, è il tempo mercificabile, del valore, time is money. Per dirla con Le Goff, c'è un tempo della Chiesa e un tempo dei mercanti, ma c'è anche uno spazio della Chiesa e uno spazio dei mercanti. Perché Gesù si adombra con i cambiavalute e con i mercanti del Tempio? Non perché sia illecito vendere, ma perché è illecito farlo nello spazio del sacro. Questo è il punto. Per il capitale tutto deve essere in vendita, anche il Tempio. E allora abbiamo una logica illogica per cui il tempo deve essere tutto tempo utilizzabile, tempo profano e profanato, e lo spazio deve essere tutto spazio dissacrato, quindi sparisce la dicotomia tra sacro e profano. E poi Dio come padre sommo, padre di tutto e di tutti, ma Dio come padre è il simbolo della legge. Il decalogo è la legge che Dio dà agli uomini, ricordando loro che essi hanno un limite al quale debbono attenersi, non superarlo. Le tragedie del genere umano principiano quando gli uomini violano quel limite, seguendo il proditorio inganno e consiglio fraudolento del serpente, e violano la legge. E questo è il cardine della civiltà. Il padre ha sempre, anche il padre biologico, il padre come funzione umana, ha sempre una funzione di la funzione del dare il nomos, la legge. Educare significa porre un limite che aiuta il desiderio a crescere, a svilupparsi, a diventare fecondo. La società dei consumi è una società senza padri biologici, senza patria, senza padre eterno, perché è la società dei capricci individuali, dell'io e delle sue voglie insaziabili, per dirla ancora con Ratzinger. È la società capricciosa, edipica, che uccide il padre e gode incestuosamente con la madre, proprio come fa Edipo. È la società del tutto e subito, life is now. È la società capricciosa dello ius omnium ad omnia,
Ogni mio capriccio deve essere, in assenza della legge, l'unica legge riconosciuta. E poiché, se ogni mio capriccio è legge, allora ciascuno ha diritto di lamentarsi di tutto. E quindi c'è la lotta contro tutte le discriminazioni, cioè contro tutti i capricci non soddisfatti dalla presenza di superstiti leggi e figure del padre e del nomos. Questo è un altro motivo per cui il cristianesimo oggi è dissacrato. E ve ne sono molti altri ancora che ho attraversato nel mio libro. In conclusione, prima di dare la parola ad Andrea, voglio ricordare che oggi questo conflitto è giunto al suo momento apicale, perché nel 2013 abbiamo assistito al momento decisivo di questo scontro fra una chiesa, tra un resto che vuole piacere a Dio ed entra in conflitto con il mondo, e una neochiesa liquida, smart, che si scioglie nel mondo e produce una fede low cost, la fede della religione woodstockiana, come la chiama Andrea di Bergoglio, una religione in cui si può essere tranquillamente buoni consumatori e buoni cristiani senza che si dia alcuna differenza fra le due figure, una religione in cui di fatto i portati fondamentali non sono il credere in Dio, nell'anima, nella trascendenza, di cui nemmeno più si parla, ma di fatto essere buoni cristiani significa aderire al tableau de bord della globalizzazione neoliberale con il suo pensiero unico di completamento. Non so se Bergoglio creda nell'inferno, da alcuni suoi scambi con Eugenio Scalfari sembrerebbe di no, anche se è arrivata la smentita del Vaticano, ma non di Bergoglio. Di sicuro, se c'è l'inferno per Bergoglio, è riservato a populisti, sovranisti e variamente infedeli alla globalizzazione neoliberale, alla quale egli ha giurato fedeltà, a tal punto che oggi la neochiesa liquida e smart e fluida di Bergoglio è semplicemente un megafono della globalizzazione neoliberale. Il pensiero unico politicamente corretto ha prodotto, a propria immagine e somiglianza, un pensiero unico teologicamente corretto, quello di Bergoglio. La civiltà del nulla e della cancel culture ha generato, a propria immagine e somiglianza, una religione del nulla, un'ecclesiologia della banalità, una chiesa liquida che di fatto altro obiettivo non ha se non accompagnare i cristiani verso l'abisso, ritenendo ancora di essere cristiani, perché questo è il punto decisivo. I cristiani non si accorgono di essere precipitati nell'abisso, pensano di essere buoni cristiani nella misura in cui aderiscono al verbo del Papa, che coincide a sua volta con il verbo della globalizzazione neoliberale. Ed ecco allora che Bergoglio, interrogato su quali siano le cose che più lo preoccupano, dice che sono le specie in via d'estinzione o le falde del acquifere di non ricordo più quale paese, cioè dà la risposta che potrebbe dare una guardia forestale dell'Amazzonia. Interrogato in Europa, risponde sull'esigenza dei porti aperti. Ricordo un passaggio biblico nel quale si diceva bussate vi sarà aperto, ma quindi c'è la porta evidentemente che si apre a seconda del contesto e non indistintamente. E dice ancora Bergoglio che di fatto bisogna obbedire alle istituzioni internazionali, un verbo che quanto mai inappropriato se riferito a un papa, perché il papa obbedisce a Dio, non all'imperatore. Se il papa obbedisce all'imperatore vuol dire che ha smesso di essere l'altro sole, per dirla con Dante Alighieri. Secondo Dante Alighieri, sapete, c'erano due soli, il papa e l'imperatore. Ma se il papa dipende dall'imperatore non è più un sole, resta un solo, un unico sole, l'impero, in questo caso l'impero della globalizzazione finanziaria. Ecco dove si colloca, a mio giudizio, la puntuale, precisa e ricchissima indagine che Andrea Cionci ha svolto e continua a svolgere e che ci permette di comprendere cosa realmente stia accadendo nella Chiesa di Roma.